Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo secondo giorno di questa serie di video. Ci siamo svegliati da un paio d'ore, siamo ancora nell'appartamento, a retina sul sfondo e siamo un po' male, siamo messi un po' male ragazzi, sono andato in bagno circa 3 volte Tu perché... sei andato Io sono andato in bagno. in bagno 3 volte perché il cibo fa cagare, mentre Retina ha deciso di non mangiare proprio, perfetto. Quindi lei sta con una mela sullo stomaco, adesso le ho fatto pancare cioccolata, un buon caffè, si è preparato, mentre io ho deciso di non far colazione perché sto tutto sotto sopra. Ok, cosa vogliamo dire? Oggi si cammina un bel po', c'è anche pioggia. Infatti sta piovendo ma di La pochissimo. pioggerellina londinese, La dicono. pioggerellina inglese che rompe le palle a noi italiani in questo momento. Che vi farà E... stizzare tutti i capelli piastrati da 2 giorni. Sì, infatti già abbiamo preparato gli ombrelli. E dove andiamo oggi? Dove andiamo? Dove andiamo? King's Cross, Sì. British e National Gallery. Ok, andiamo a visitare questi 3 posti. Poi dove andiamo più? Dove si va? Dove La si va? sera dipende dal meteo. Sì, perché effettivamente... Aspettate. Come potete ben vedere, non è che è proprio bel tempo. Anzi, fa cagare. Siamo abbastanza preoccupati perché... Cioè, io adesso che sto qua, mi guardo, vedo tutto freddo e grigio. Non è bello. Comunque, ragazzi, direi che ci vediamo successivamente. A dopo! Rayton King scatta la foto alla piattaforma 9 3 quarti, che tra l'altro, ecco, fanno fare le foto con la sciarpetta. Tra l'altro possiamo vedere una cacata immensa, però va bene. Noi non andiamo a farci la foto, vero? No, non ce n'è Abbiamo bisogno. altro da fare adesso. Abbiamo molto altro. Ok, adesso andiamo a prendere la Underground Station. E ok, andiamo. Oh, prendiamo vedi, giornali gratis. Andiamo. Posso? Sì. Prendiamo due? Giornali gratis. Ecco, metro. Bye. Ragazzi, ci stiamo dirigendo verso il British Museum e siamo sotto una terrificante pioggia. Ho dovuto proteggere la reflex nel mio fanciullo, quello di qua, il mio reflex. E comunque stiamo andando a farci questo video, che non ho capito ancora cosa c'è dentro. Tra l'altro piove, ma nessuno ha l'ombrello. È ovvio, piove e nessuno con l'ombrello. Cioè, perché è una pioggerellina sottilissima che ti bagni ma non te ne accorgi. Te Sì. ne accorgi poi quando torni a casa e c'hai tutti i capelli stizzati. Ovvio. E Oh, vabbè. guarda, hanno tutti gli impermeabili. Noi non andiamo nell'appartamento. Perché non abbiamo nell'appartamento l'impermeabile se ci serve l'impermeabile? Che poi abbiamo portato gli ombrelli. Ah, va bene. Allora, il British. Sta davanti a noi. Posso cambiare? No, non si gira, non lo sai che sta facendo girare. Devi girare poi da lì. Non so se si vede. Sì, si vede. Penso sia. Ah, ecco qua. Ecco qua. È bellissimo. Già da fuori. Penso ci passeremo almeno 3 ore. Adesso entriamo Ovvio, poi e quando vuole facciamo le foto, entriamo e vediamo di fare foto a cose che ci sono dentro di nascosto perché non si possono fare. Come le facciamo? Una formula. Proviamo. Ok, ci vediamo dopo. A dopo. Cosa ne pensi? Sta scattando tantissime foto, cioè roba a sera, guardate qua, proprio pezzi di muro. Ma cioè vediamo le uni che combattono contro umani. Fino a poco abbiamo visto gli egiziani, Bellissimi. adesso vari sarcofagi, La stella di Rosetta. qualche altro portone gigante, e poi che abbiamo visto più? Per il momento ancora niente, cioè. Mummia. Ci sono
di cosa sarebbe ogni tanto. Il pattero non è stato di notte. Allora, diciamo che piove un po'. Infatti siamo arrivati prima dell'orario previsto alla National Gallery, siamo sotto le colonne, laggiù si vede il Big Ben e Raiton King è abbastanza arrabbiato, si vede, stanco, perché questa pesa e gli fanno male i piedi, però va bene. Adesso entreremo alla National Gallery, abbiamo preso il London Pass, fai vedere quanto è bello. Questo ci farà risparmiare un sacco di soldi. Contento? No. Perché? Perché comunque abbiamo speso tanti soldi. Ok, va bene. Adesso entriamo. Tra poco andremo a vedere i girasoli di Van Gogh. Nostro amico Van Gogh. Questo è l'altro amico Gauguin. Sono tipo le 3:20, abbiamo fatto il secondo mini pranzo, uno fatto alla British e uno qua fuori. Dopo piove. Aver fatto la guerra per i girasoli di mamma. Mamma mia, quanta gente. Picchiato tutto. E comunque fuori piove. Va a vedere tutti senza ombrello. Allora io mi confondo, cioè tutta la gente senza ombrello. Poche persone, quindi non so se più o meno. Ah, abbiamo preso questi. London Pass. E così da domani entreremo gratis in alcuni monumenti a pagamento. E niente, siamo stanchi. E sono solo le 3 del pomeriggio. E non possiamo girare per Londra perché piove. Volevo andare a mangiare a St. James Park. St. James Park però piove. Quindi le noccioline per la disquina. Avevo anche le noccioline per la disquina, che mamma me le ha date. Tanto con te. E ok, a dopo. La Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. Stupenda. Allora. Non ci dorme più. Non ci vengo mai più. Allora, non ci vengo mai più. Il diluvio universale. Buffera, c'era Noè che mi stava salvando. Facciamo delle tue gambe. Cioè, bagnatissimo. Le gambe, non so cosa stai vedendo, ma ho i piedi, gambe, tutto bagnato. Cioè, ragazzi, ma la cosa bella, lo sapete qual è? Che i londinesi... Non lo so, mi sento strano certe volte, perché loro, nessuno con gli ombrelli, tutti, cioè non che tengono gli impermeabili, no, tipo è passata una signora solamente con il vestitino e una giacchetta, camminava tranquilla piano piano, io invece con un giubbino, con una macchina fotografica, la reflex e quant'altro, tutto coperto, e mi sentivo io con lo strano, perché mi stavo anche bagnando, ma... Ah,
Abbiamo preso la metro da Charing Cross, tra l'altro la metro era allagata. Ah, allagata ovviamente, cioè stivali fino al ginocchio non sarebbero andati bene. Cioè Venezia non è niente a confronto della metropolitana. Vabbè, abbiamo cambiato un paio di metro e siamo scesi a Southwark. Southwark, penso si dica. Ah, bello, bravo Raito. E ho i capelli. Ho i capelli una cacca. Fa piove, da stamattina sta piovendo, quando siamo scesi adesso piove solamente. E siamo arrivati in un altro luogo chiuso ovviamente. Saremmo dovuti andare da qualche altra parte stasera, che poi stasera sono le 5:20, siamo in super anticipo sulla tabella di marcia. Perché... abbiamo fatto di tutto di più di corsa, British. No, ma... no, non è vero che abbiamo fatto di corsa, abbiamo fatto tutto per fare. Sì, però il problema è che io avevo programmato di fare un giretto se James is Buckingham Palace, però niente. Adesso siamo in un luogo chiuso. Per fortuna. E la Tate Modern. Arte moderna. 900 in poi. Cacca. E adesso andiamo a farci un giretto. Aspetta. Mani che io ho la felpa. Lui ha giro mani che è una cosa strana. Siamo a nulla. No. Già che si guida dall'altra parte è strano. Purtroppo non possiamo fare video mentre camminiamo perché altrimenti si allaga tutto, si bagna tutto, perché di dubbio. Già la reflex per proteggerla, sembra che c'è un bambino qua. A dopo. Impara l'arte e mettila da parte. Questo è tutti i colori che volete, grigio, verde, prima verde, poi grigio, grigio rosso. Grigio giallino e poi tanti verdi. Questa stanzetta mi piace. Sta fotografando. Questo. Due impressioni. Che cacca mi rappresenta tutta sta robaccia? Super Marilyn. Salve ragazzi. Fa un pochino freddo all'ombra. Ok, passa una persona a casaccio. Ok, sono abituato a lamentarmi per i 40 gradi che ci sono a casa e adesso mi lamento per i 10 che ci sono qui. E un piccione che è viaggiato là. Comunque ci troviamo sulla Millennium Bridge. Millennium Bridge. Inquadriamo da questa parte. Si vede il The Shard. Poi in lontananza si vede il Tower Bridge. Il cupolone. La cupola di St. Paul. Un altro ponticello. E poi va bene. Poi abbiamo la Tate Modern. La Tate Modern dove avete sicuramente già visto qualche video in una precedenza. Vediamo che. I viaggiatori attraversano. No, vabbè, il Tamigi è abbastanza agitato, è molto alto, infatti solitamente. Qua si può andare, c'è una spiaggetta sotto adesso che è sommersa, però vabbè. Sì. Ah, questo qua non ci abbiamo fatto caso, ma questo è il teatro di Shakespeare. Non ci avevamo fatto caso, non l'avevamo proprio visto, però vabbè, ci verremo in questi giorni. Va a visitarlo dentro, quindi vabbè. Vi fa le foto. Guarda ragazzi. E adesso cosa facciamo? Adesso andiamo a casa. A casa, sì, andiamo a casa. No, veramente andiamo a fare prima la spesa, che naturalmente sono un po' strani qui, e poi ce ne andiamo a casa, un bel bagno caldo e poi si pappa, poi a nonna. Ok, ciao. Salve ragazzi, siamo arrivati alla fine del secondo giorno. Fine del secondo.
una giornata abbastanza lunga, bagnata, fredda, bella, allagata, e capelli stizzati, vabbè, piedi doloranti, poi piedi deodoranti, che vuol dire piedi deodoranti? Doloranti! Ah, dolore, non avevo dolore. Capito! Mi fanno ancora male i piedi, ragazzi. Allora, commentiamo un po' quello che abbiamo visto. Vediamo, cosa abbiamo visto? Cominciamo oggi dalla piattaforma 9 e 3 quarti di Harry Potter a King's Cross. Che te ne pare? Meglio non andarci. È una cagata. No, vabbè, non andarci, per gli appassionati andate, fate la foto. Ma neanche per gli appassionati. No, vabbè, ma ragazzi, andate... sono un paio di mattonelle scambiate. Ad esempio, avete in mente GTA San Andreas, quel ponte che si vedeva da lontano che si poteva distruggere col bazooka? Stessa cosa. Vabbè, no, scambiato. Vi consigliamo di non fare la fila per fare la foto, perché si paga, e la potete fare anche a fianco come abbiamo fatto noi. Se non sbaglio si paga, quindi vabbè. Ma noi l'abbiamo poi fatta una fila, senza una pagare, fila immensa. Perché noi siamo intelligenti. Poi, seconda cosa, British Museum. Ah, bellissimo. Che c'era il British Museum? Vabbè, c'era tutto il mondo praticamente, si sono fregati tutto, hanno tutto da egiziani, l'arte egiziana fino a arte greca, cinese, giapponese, coreana, sì, l'asiatica, roba di Pasqua, hanno un po' di tutto e di più, e questa era bellissima. Sono degli stronzi gli inglesi, perché hanno tutto. L'unica cosa che per me è stata molto noiosa è stata quella là, la parte cinese, asiatica. Vabbè, l'asiatica è cultura a sé come la nostra e bla bla bla. No. Poi, cosa National abbiamo fatto Gallery. Qui? La National Gallery. Che c'è la National Gallery? I dipinti. Ah, c'erano i dipinti. Abbiamo parecchi dipinti, abbiamo perso un bel po' di tempo all'interno. E anche lì, più o meno dal 200 fino all'800, erano... No, sì, fino... più o meno 800, no, fine anche fine 900, no, fine 800, okay. Fine 800, perché poi alla Tate Modern lì abbiamo visto tutto il 900, che è bellissimo andarci, è bellissimo, non c'è andate, è bellissimo. Alla National Gallery potete trovare Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello. Aspettate, Leonardo da Vinci, 1, 2, massimo 3, 4. Vabbè, però Leonardo... Su 44.000 che ne ha. Vabbè, Van Gogh, Monet, Manet. Vabbè, Van Gogh perché ci stanno i girasoli e questo mi sembra Paolo più che ovvio. Paolo eccetera, eccetera. Verrocchio. Verrocchio, ah sì, un paio di persone abbastanza importanti per la cultura italiana. No, vabbè, erano tutti quadri italiani. Tranne le sale più noiose erano quelle là con i quadri di artisti inglesi. Sì, che... Non davano sensazioni, infatti non si studiano mai, proprio e per poi, questo motivo. Vabbè, anche Seurat, Georges Seurat. Seurat. Vabbè, Seurat. Quello del puntinismo comunque. È un puntinista. Comunque, no, bellissima. Tate Modern, noi ridevamo. Ma non solo noi, anche i turisti stranieri ridevano assolutamente. Vabbè. Faceva cagare. Cioè uno li guardava, tipo erano due pilastri. Erano pilastri. Ha messo uno a forma di T in equilibrio perfetto. Bello. Sì, lo faccio anche a scuola con le gomme. Dov'è l'arte? Vabbè, interessante la parte su Picasso, da lì. Tolti quei babbei surrealisti, reale, bla bla bla. Si chiama lì babbei. Vabbè, ci sta Picasso, poi ci sta Cadò, quello là, il ferro da stiro con 14 chiodi. Sì. E poi basta. Poi basta. Poi siamo tornati, siamo andati a fare di nuovo la spesa, abbiamo ricucinato, abbiamo rimangiato, toast, ci siamo rilavati. E andremo a ridormire. Vuoi dire qualcosa ai nostri amici di casa? Ha piovuto. Ha piovuto, ragazzi. Pioveva. Ok. In modo bruttissimo. Io direi che ci salutiamo per questo secondo video, di questo secondo giorno. Noi andremo a dormire e ci prepareremo per il terzo giorno a Londra.
Arrivederci.